Michi Bellesti, primo assistente alla PL, Michi, parto da una fotografia, dalla difesa di Lobiondo sul Sodero e dalle due palle rubate nel momento più dell'Ipecampo. A dispetto degli 80 secondi, un'altra vittoria in Ipecampo. Sì, nei momenti chiave non abbiamo sbagliato nulla da quel punto di vista, ci sono stati pochissimi cali durante questa partita, abbiamo tenuto sotto controllo due dati che ci hanno fatto un po' penare nelle partite precedenti, che sono state quelle delle palle perse e della lotta a rimbalzo, invece siamo stati molto bravi, era nel nostro piano partita e questo poi ha inciso, quindi molto bene, bravi ragazzi. Chiederei qual è la chiave di volta secondo te del successo contro una squadra che è parecchio atipica, che dà pochi punti di riferimento, che cosa in particolar modo ha funzionato? Ma un po' mi rifaccio quello che ho appena detto, la concentrazione, abbiamo perso pochissimi palloni, nonostante loro, come avete visto, abbiano fatto una partita molto tattica, cambiando diversi tipi di difese sul pick and roll. Eravamo un po' preoccupati dal fatto che da lì potessero ripartire con i loro lunghi che sono atipici, questo non è successo, quindi siamo stati bravi in transizione difensiva, abbiamo preso penso meno di 10 punti da contropiede, una squadra che fa del contropiede la transizione la sua arma principale, quindi penso che lì sia stata la chiave. Abbiamo visto un po' di tanti cambi di ancora più poliedrica del solito. Sì, assolutamente, penso che questo sia un merito che vada dato a Marco e Gianluca che in estate hanno costruito un roster che per questo campionato è lungo, profondo, competitivo e si può presentare in campo con diversi assetti. Questo deve diventare la nostra forza a lungo andare. Poi mi ricollego anche a questa domanda, abbiamo visto anche per esempio Chiarini che attaccato di più, Matteo è il adesso nostro. è stata un po' la variante nel momento delicato del match dove loro stavano provando anche a rientrare, lì gli ha dato la Sì. parolaccia, diciamo. Non è la prima volta, è successo anche contro Fiorenzuola, che Matteo si è acceso nei possessi decisivi dopo un primo tempo un po' sottotono, ma questo è un suo merito, lui è un leader silenzioso e ha questa grande capacità di cambiare la partita anche quando magari ha iniziato con più difficoltà e poi comunque ormai il suo è un nome che circola nel nostro campionato e gli tolgono tutti i suoi punti di forza, quindi deve anche un po' adattarsi alla partita e leggerla. Amici, a me più che difficoltà da parte di Matteo nei primi due quarti mi sono sembrato un eccesso di altruismo a volte, no? Non prenderti, non attaccare il ferro che quando invece lo attacca, perché mentre il fallo non c'è niente. Sì, è vero, ci ho provato in un paio di Poi volte. due punti a metà partita, 17 alla fine, ha fatto dei giocatori determinanti come pochi. Sì, ma quello che è bello di Matteo è che anche nel momento in cui è un pochino più in difficoltà, rimane poi con la faccia giusta, come vi dicevo, un leader silenzioso, mai una parola fuori posto e pronto poi a giocarsela alla fine. L'ultimo un po' di paura, allora l'ho orientato un po' di stanchezza anche da parte nostra, Bravo, soprattutto secondo me è stanchezza. stanchezza. È una Terza partita, partita. è la terza partita consecutiva. Questo è un campionato che non lascia respiro. Quindi c'è stato un pochino di stanchezza anche con Diouf che ha fatto di nuovo una super partita. E quindi forse un pochino di lucidità in meno per quello. Però insomma ci può stare. Poi in realtà siamo stati bravi perché l'abbiamo riportata a più 15, che anche nell'ottica di una differenza canestri ipotetica è ottima sul campo di casa. Grazie a voi.